date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del padre. Questo momento in Washington dopo un lungo viaggio. Your dreams stay made. Your cherished. Merito anche, direi, e soprattutto del popolo italiano. Di Aldo Moro a nessuna altra notizia. Los imperialistas. Esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni. Con le forze che sono destinate per statuto a difendere combattenti di terra, mare e larga. I still have a dream. I have a dream. Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e davanti al popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. È il 3 gennaio del 1925, con queste parole pronunciate da Benito Mussolini davanti a un Parlamento muto e incapace di reagire, nasce la dittatura fascista. Dopo pochi giorni verranno messi fuori legge i partiti politici, le associazioni. La censura sarà sempre più ferrea e soffocherà la libertà di stampa. Insomma, è il regime. Ma perché quel giorno Mussolini ha pronunciato quel discorso e non ha annunciato invece le proprie dimissioni come molti si aspettavano? Infatti quell'anno, l'anno appena trascorso, era stato l'anno peggiore per la storia politica di Benito Mussolini. Quel giorno quindi poteva cambiare il corso della storia italiana. Mussolini, presidente del Consiglio del 1922, è uscito rafforzato dalla vittoria elettorale del 6 aprile 1924, in cui il listone dei fascisti ha preso il 66,3% dei voti. Eppure, nonostante la schiacciante maggioranza, si dimostra incapace di gestire democraticamente la vittoria. A due anni dalla marcia su Roma, gli alleati, come la vecchia destra giolittiana, guardano con malcelata preoccupazione le prime mosse del governo di Mussolini e dei suoi accoliti. D'altra parte, le opposizioni tuonano contro brogli e corruzioni governative, supportati da una stampa con una tiratura 10 volte superiore a quella dei giornali fascisti. In questa situazione così intricata, il 10 giugno 1924, Giacomo Matteotti, 39enne segretario del Partito Socialista Unitario, una delle personalità di spicco dell'opposizione, viene rapito a Roma. E proprio questa è la storia che vogliamo raccontarvi oggi, quella del rapimento e dell'omicidio di Giacomo Matteotti, il primo cadavere eccellente del fascismo, un giallo inquietante sul quale il regime prima rischia di crollare e poi invece consolida la sua ascesa. A quasi 80 anni da quel pomeriggio del 10 giugno del 1924 sono ancora molti gli interrogativi aperti, irrisolti. Chi sono stati gli esecutori del delitto? Chi i mandanti? È stata una morte accidentale oppure un delitto pianificato? E il presidente del Consiglio Benito Mussolini che cosa in realtà sapeva? Ma soprattutto perché Matteotti doveva morire? Roma, Archivio dello Stato, succursale di via Galla Placidia. 500 metri quadrati di deposito, 21 chilometri di scaffalature. È da qui che incomincia la nostra ricerca su Giacomo Matteotti e sulla sua morte. Nel fondo Corte d'Assise di Roma sono conservati ben 74 volumi relativi alle indagini successive al rapimento e ai due processi che nel 1926 e poi nel 1947 hanno interessato gli esecutori del delitto Matteotti.
È dai documenti che vogliamo iniziare, dalle prove provate, base di ogni serio lavoro storiografico. Analizzare vecchie carte ingiallite dal tempo, testimonianze, perizie, lavori investigativi, sentenze dei tribunali. Un'indagine conoscitiva che ci porti il più possibile vicini alla verità, a Giacomo Matteotti e al suo sangue. Giacomo Matteotti nasce secondo i tre figli da Girolamo ed Elisabetta Garzarolo il 22 maggio 1885 a Frattapolesine, uno dei paesi più poveri del Veneto. Non avevano da mangiare neanche la polenta, noi il pane, i braccianti, noi i contadini, perché i contadini ancora si arrangiavano. Si laurea in giurisprudenza all'Università di Bologna e fin dagli anni universitari si collega con il movimento socialista, di cui diviene rapidamente un esponente di primo piano, conducendo in prima persona le battaglie dei lavoratori agrari del Polesine. Lui era di una civiltà fenomenale, è vero, visitava i comuni di retti di amministrazioni socialiste, dava consigli, voleva vedere i bilanci, i consuntivi, è vero, e si interessava di tante cose, è vero, che parfine impossibile che un uomo così avesse tempo, è vero, per addentrarsi in certe questioni. Durante la Prima Guerra Mondiale è un deciso neutralista e viene per questo dispensato dal servizio militare attivo e confinato in Sicilia. Dopo la guerra ritorna a Frattapolesine assieme alla moglie Velia Ruffo, sorella del famoso baritono Titta Ruffo. Diventa prima consigliere comunale, poi sindaco e infine deputato. Il fascismo che combatte inizialmente è quello finanziato dagli agrari, particolarmente violento e attivo nelle campagne venete e romagnole. È vittima per questo più di una volta di aggressioni da parte di squadristi. Già nel marzo del 1921 il giovane deputato è rapito e, a quanto si sa, ma lo stesso Matteotti cercò di dimenticare e far dimenticare l'accaduto, subisce uno stupro. Alle elezioni del maggio 21 viene confermato come deputato alla Camera, da dove deve assistere alla marcia su Roma. È il 28 ottobre del 1922. Potevo fare in quest'aula sorda e grigia un dibattito di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente fascistico. Potevo. Ma non ho, almeno in questo primo tempo, Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. È il 16 novembre del 1922, sono passati 20 giorni dalla marcia su Roma. Mussolini è presidente del Consiglio e parla per la prima volta alla Camera. Parla e minaccia il Parlamento. Poteva, l'abbiamo sentito, dice Mussolini, sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno per il momento, non ho voluto. Dopo la marcia su Roma è un fascismo che cerca di conquistare il potere attraverso una duplice tattica, quella del compromesso parlamentare, facendo finta di accettare le istituzioni parlamentari e di volere la collaborazione degli altri partiti, e quella della violenza perpetrata nei confronti dei suoi avversari. C'è stata l'aggressione ad Amendola e ad altri esponenti dell'antifascismo e anche dello stesso fascismo moderato e dissidente. Quindi c'era una pratica di violenza legittimata e autorizzata da Mussolini, la famosa CECA di cui si parla in questo periodo. La CECA è una sorta di agenzia segreta nata nel gennaio 1924 su proposta di Francesco Giunta, allora segretario del Partito Nazionale Fascista, e approvata dal direttorio del partito. Questi erano agli ordini di Marinelli e andavano in qualunque regione a compiere delle bastonature, delle legnature, delle punizioni, insomma, dove si stimava necessario che dovessero andare. A Cesare Rossi e Giovanni Marinelli è stato affidato l'incarico di dirigere la struttura, mentre il comando operativo è nelle mani di Amerigo Dumini. Lei è il signor Dumini? Sì, sì, sono io. Era un tipo veramente duro, quando combatteva ce la metteva tutta, lui per vincere a scacchi doveva fare una fatica tremenda. E lui fino a 17 anni stava negli Stati Uniti, in Santa Pace. Quando ha saputo che c'era la Prima Guerra Mondiale e che bisognava dare una mano all'Italia, quella era una buona ragione per venire subito in Italia a arruolarsi. Ha fatto pure parte degli arditi di quel gruppo di soldati che durante la Prima Guerra Mondiale erano proprio specializzanti nel fare azioni di comando contro il nemico, in questo caso contro gli austriaci.
invece che essere come i comuni soldati che stavano in trincea e andavano all'attacco, quelli andavano prima e intrufolandosi entravano nelle trincee nemiche e facevano un piccolo massacro. Così si erano fatti le ossa e questi sono i tipi più adatti per servire un partito quando deve diventare un regime sempre più forte. Erano dei giovanotti che amavano la bella vita, perché ragazze mangiate, bevute, cioè, poi viaggiavano, eccetera. Erano un po' dei guasconi e dipendevano direttamente dall'amministrazione del partito, in quanto erano finanziati da questi. Dei finanziamenti alla CECA con l'avallo dello stesso Mussolini ci sono molte tracce in archivio e sono richieste sempre più esose. Come il movimento fascista sia stato in grado di finanziarsi, di autofinanziarsi. O meglio, se il finanziamento al movimento fosse, come la vulgata in qualche modo e i primi approcci alla questione inducevano a pensare, autofinanziamento, cioè una raccolta di fondi tra simpatizzanti, tra piccoli commercianti, eccetera, o invece ci fosse un sistema molto più efficace che passava attraverso poli finanziari molto più consistenti. La politica ha i suoi costi e in ogni epoca ha bisogno di finanziamenti, leciti o illeciti. Una società americana, una delle sette sorelle, la Sinclair Oil, da qualche mese aveva cominciato a fare pressioni su alcuni esponenti del governo fascista chiedendo l'esclusiva per la ricerca del petrolio e aveva indicato nella richiesta due aree, la Val Padana e la Sicilia, dove in effetti poi molto più tardi questo petrolio si trovò. E questi uomini, questi americani, come dire, avevano degli agganci seri all'interno del governo Mussolini. La cosa interessante, ad esempio, che Mussolini segue personalmente queste trattative. Tutto lascia pensare che questi soldi finissero, parte di questi soldi, finissero nelle casse del popolo d'Italia. Benito Mussolini, una volta nominato Presidente del Consiglio, dopo la marcia su Roma, lascia la direzione del Popolo d'Italia e la affida ad Arnaldo Mussolini, che è, come dire, in qualche modo l'affarista di famiglia, è colui il quale, sempre per portare soldi al giornale, naturalmente, non sto sostenendo che questi soldi servissero, finissero nelle tasche della famiglia Mussolini, ma certamente il giornale ha bisogno di finanziamenti, ha bisogno di grosse cifre. E il Popolo d'Italia è un'arma importante per la lotta politica del fascismo, fatta anche di minacce. Ecco che cosa scrive il 3 maggio del 1923 di Matteotti. Quanto al Matteotti, volgare mistificatore e pregevolissimo ruffiano, sarà bene che gli si guardi che se dovesse capitargli di trovarsi un giorno o l'altro con la testa rotta, ma proprio rotta, non sarà certo in diritto di dolersi. Matteotti dunque, nel maggio del 23, è già un bersaglio dichiarato del regime fascista. Quel regime, l'abbiamo sentito, che si sta muovendo sostanzialmente su tre binari: quello dei compromessi parlamentari, quello della violenza sistematica contro gli avversari del regime e quello dei finanziamenti illeciti. È l'attività politica di Matteotti, è già tutta orientata a denunciare violenza e corruzione. Matteotti era deciso a denunciare tutta la corruzione e la commistione fra affarismo e politica che circondava il governo Mussolini. Siamo ai primi anni del governo fascista. Il governo fascista si muove ancora per il finanziamento in maniera, diciamo, maldestra e comunque anche per certi versi improvvisata. Mussolini, quando dà il suo beneplacito all'accordo, prega questi uomini della Sinclair Oil di rendere pubblico l'accordo soltanto dopo le elezioni del 6 aprile del 24. Il 1924 si apre con lo scioglimento della Camera e con la decisione di Mussolini di basare la sua campagna elettorale sulla costituzione di un listone aperto a tutti i partiti che sono intenzionati a contrastare il pericolo russo. La paura dei comunisti come cemento fondamentale della coalizione.
Mussolini fa finta di volere l'adesione e la collaborazione di queste forze, ma io penso che, come aveva già fatto con altri partiti ai quali aveva offerto la collaborazione, che l'avevano data dopo la marcia su Roma, penso al Partito Democratico, al Partito Radicale, allo stesso Partito Popolare, Mussolini mirava ad ottenere la collaborazione per disgregare, sottomettere i suoi collaboratori. Il 6 aprile si svolgono le elezioni in un clima di tensione. Il listone dei fascisti conquista il 66,3% dei voti, alle opposizioni va il rimanente 33,7%. È comunque una vittoria disomogenea, perché nel nord proletario gli oppositori ottengono più consensi dei fascisti. I seggi assegnati al listone fascista più i fiancheggiatori sono 374, quelli all'opposizione 161. Dopo le elezioni dell'aprile del 1924, Matteotti è la personalità che maggiormente denuncia proprio quel sistema di illegalismo istituzionalizzato che il fascismo ha imposto al paese, ed è l'uomo che maggiormente si oppone a qualsiasi compromesso. È per questo che viene controllato in maniera oppressiva. Gli si nega spesso il diritto di recarsi all'estero. Nell'aprile del 24, subito dopo le elezioni, Matteotti deve penare non poco per effettuare un viaggio di studio ed incontro con altri esponenti socialisti, prima a Bruxelles, poi a Londra. A mio avviso, molte cose le deve aver sapute proprio nel corso di questo viaggio. Un documento è rappresentato dall'articolo che lui scriverà per una rivista inglese, English Life. In questo articolo, che uscirà postumo, lo dice esplicitamente, dice: io sono certo, ho raggiunto la certezza che c'è corruzione nei risvolti della convenzione Sinclair. Dunque Matteotti a Londra ha fatto delle scoperte clamorose sulla corruzione del governo di Benito Mussolini, ma intanto, tornato in Italia, riprende a denunciare violenze e brogli elettorali. E il 30 maggio del 1924 si apre la nuova legislatura. Alla Camera sono presenti tutti i deputati, la tensione in aula è altissima. Il leader dell'opposizione, Giacomo Matteotti, chiede la parola. È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti, ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, le elezioni, secondo noi, non sono valide. Buffone! Buffone! Fate silenzio! Per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Onorevole Matteotti, si attenga all'argomento. Signor Presidente, ella forse non mi intende, ma io parlo di elezioni. Matteotti, sia breve e concluda. L'onorevole Gonzales, al quale fu impedito di tenere a Genova un comizio pubblico, diramò degli inviti per una conferenza privata. I fascisti invasero la sala e a bastonate impedirono all'oratore di aprire bocca. Proprio così, onorevole Mussolini. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Per paura, avete sempre paura. Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario che al governo e dispone di tutte le forze armate. Concluda, onorevole Matteotti. Fuori dal Parlamento. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Andate a Mosca! Andate a Mosca! Traditori della patria! Voi volete ricacciarci indietro! Ma che cosa stiamo a fare qui? Dobbiamo tollerare che ci insulti? Voi fascisti rovinate l'Italia! Sì! E questo sarebbe il nuovo Parlamento italiano. Lo scontro alla Camera durante l'intervento di Matteotti è durissimo, mentre il capo del governo, Benito Mussolini, ascolta muto e impassibile. Lo stesso Matteotti è preoccupato per tutto quel clamore. Ai suoi compagni di partito dice di cominciare a preparare il suo necrologio. Ecco, ma è solo il discorso alla Camera a preoccupare il deputato socialista o anche le possibili conseguenze delle sue indagini, delle sue scoperte
fatte sul governo fascista e iniziate a Londra. E ancora, a quel momento Matteotti già sapeva di essere pedinato da 10 giorni? Gli atti istruttori testimoniano, documentano che il gruppetto della cieca fascista che viene a Roma da Milano, composto da ex arditi capeggiati da Dumini, e alloggiano a questo albergo Dragoni e si mettono a pedinare Matteotti, lo cominciano a controllare a partire dal 20 maggio. Nei giorni seguenti non interrompe la sua attività, anzi annulla perfino una breve vacanza in Austria organizzata da tempo con la moglie. L'11 giugno è previsto alla Camera un altro dibattito sul bilancio dello Stato per il 1924-1925. Matteotti passa le giornate a preparare il suo intervento. Matteotti in effetti aveva chiesto il passaporto per andare in Austria. All'ultimo momento ci ripensa, non va in Austria, decide di rimanere e si iscrive a parlare in Parlamento, alla Camera, per l'11 giugno, per il giorno dell'apertura della Camera. Se Matteotti non parte il 7, l'unico giorno disponibile per farlo fuori, per impedirgli di parlare l'11, rimaneva il 10 giugno, cioè il martedì. L'ipotesi del professor Canali dunque aggiunge un alone di mistero al nostro giallo. Matteotti viene pedinato dal 20 maggio e secondo Canali Dumini e i suoi complici hanno il compito di non farlo intervenire nella successiva riunione della Camera l'11 giugno. È probabile quindi che si voglia utilizzare proprio il suo viaggio in Austria per farlo sparire. Ma quel viaggio Matteotti lo annulla sabato 7 giugno. Domenica 8 giugno resta a casa con la famiglia. Lunedì 9 i suoi aguzzini non riescono a intercettarlo. Restano 24 ore prima della seduta della Camera e Matteotti non deve parlare. Il 10 giugno del 1924, martedì alle ore 16, Matteotti esce di casa ed è solo. Il 10 giugno, poco dopo le 16, esce di casa per recarsi alla biblioteca della Camera. All'angolo tra via Scialoia e il lungotevere Arnaldo da Brescia è ferma una lancia con 5 uomini a bordo. Avevo 6 anni. Me lo disse per la prima volta mia madre mentre eravamo in montagna. Ma la cosa, siccome era molto lontana, lì per lì non mi fece... Disse che era andato via per un lungo viaggio, insomma, ci tenne un po' all'oscuro. Era fisicamente prestante per fare certi tipi di lavori, specialmente penso che lui fosse parte dei picchiatori, di quelli che andavano in giro a infastidire quelli dell'altrui partito, a intimorirli, oppure con l'olio di ricino a cercare di farglielo bere. Madre ha pagato lo scotto più di altri, è stata per molto tempo fuori conoscenza, eh? Quando ebbe l'inizio sentì un giornalista che disse voce di gravissimo delitto, fu colpita d'amnesia, fu messa sotto cura perché il colpo fu talmente grave che... Secondo alcune testimonianze, l'autista suona continuamente la tromba per coprire, in una Roma allora con scarso traffico, le grida che provengono dall'interno della lancia. Io lo venni a sapere la sera stessa. Io stavo allora in piazza Montecitorio e andavo a casa sempre verso mezzanotte. Dal centro passavo per la galleria Colonna. Avevo fatto appena 2 passi, mi sorprende Putato, dice: sa, hanno ammazzato Matteotti, ma devo andare a raccontare storie. In quel momento venne fuori Dumini anche, mi fece vedere la borsa di pelle che avevano, con dentro il passaporto di Matteotti e una lettera indirizzata all'onorevole. La mattina dopo, guardiamo, sì, cosa è successo? Hanno ammazzato Matteotti. Anche tu lo sai, dice.
Allora questi qui lo sono andati a dire a tutti. Dichiaro di aver veduto alle ore 16 del 10 corrente quattro individui. Fu un portiere che notò la macchina e nonostante che gli si disse di no, lui ne prese il numero. Ecco, quello fu il fattore che condusse le indagini, che iniziò le indagini. I due portieri, infatti, hanno annotato i numeri di targa di quella Lancia che si aggirava da alcuni giorni in modo sospetto. La targa corrisponde a quella di un'auto noleggiata da Filippo Filippelli, direttore del Corriere Italiano, giornale fiancheggiatore del regime. Questo giunse trafelato nel tempo che io facevo colazione. Loro quando giunse trafelato Filippelli a dire che era in gravissimo pericolo e che domandava aiuto e consiglio a noi altri per quello che poteva fare. Qualcuno gli consigliò, e credo che fosse il Naldi, di mettersi in salvo e di scrivere delle memorie che avrebbero servito nel caso che fosse stato ricercato, che fosse stabilire la verità. Filippelli tenta di riparare in Francia. Viene arrestato e comincia a collaborare raccontando quello che sa. La macchina lui l'ha imprestata ad Amerigo Dumini. Questi la sera del 10, dopo aver parcheggiato l'auto al Viminale, si è recato da Filippelli, al quale confida l'avvenuta uccisione di Matteotti. Spaventato, Filippelli aiuta a far sparire dalla macchina, prima che venga riconsegnata all'autorimessa del noleggio, le macchie di sangue che la imbrattano, insieme ai segni della feroce lotta ingaggiata da Matteotti con i suoi aggressori. Amerigo Dumini ha dei complici fatti arrivare da Milano. Sono 7 persone: Putato Aldo, Volpi Albino, Viola Giuseppe, Poveromo Amleto, Panzeri Filippo, Malacria Augusto, Tirschalt Otto. Dumini confessa a Filippelli di aver ricevuto l'ordine di uccidere Matteotti da Cesare Rossi e Giovanni Marinelli, rispettivamente capo dell'ufficio stampa di Mussolini e segretario amministrativo del Partito Fascista, e rivela in tale circostanza l'esistenza della cella. In pochi giorni gli esecutori materiali sono tutti fermati. Solo Panzeri riesce a rimanere latitante sino al processo. La posizione di Otto Tirschalt verrà invece derubricata. Di lui si dirà che fosse un doppio giochista e che cercasse addirittura di avvisare Matteotti del pericolo. Sono tante, troppe le stranezze e i dubbi su questa azione squadristica. I magistrati assegnati all'indagine, Tancredi e del giudice, convinti da subito del movente politico del crimine, impostano le indagini in tale direzione. Il magistrato che le condusse fu una notevole persona, come dice, Mauro del giudice. Le reazioni non si fanno attendere. Già circola la voce che Matteotti sia stato ucciso e che Mussolini sia il mandante. Questi rassicura che il governo si impegnerà a far luce sull'episodio e costringe alle dimissioni Marinelli, Cesare Rossi, il capo della polizia De Bono e il sottosegretario agli interni Aldo Finzi. Tutto ciò che accadeva attorno a Mussolini non era assolutamente qualche cosa che avveniva contro la volontà di Mussolini. I principali mandanti del delitto Matteotti accertati erano i più stretti collaboratori di Mussolini. Marinelli l'ha fatta arrestare il giorno 17, molto tardi, quando non poteva più fare a meno di rivolgersi a quello che era il più responsabile. E lo fece arrestare avvisandolo 2 giorni prima al Viminale. Cosa vuol dire questo? Che certamente Mussolini gli aveva dato il tempo per andare all'amministrazione, far sparire le carte, far sparire dei pezzi interessanti o per compromettenza. L'indignazione però non si ferma, scuote tutto il paese. Alcuni ministri si dimettono. I liberali passano all'opposizione, i cattolici e i socialisti si ritirano sull'Aventino, ovvero rifiutano di partecipare ai lavori in Parlamento finché dentro ci saranno i fascisti. Al punto che alla fine di giugno, per rendere vano il boicottaggio, le sedute della Camera vengono sospese. Gramsci propone uno sciopero nazionale, poi per evitare scontri di piazza con le squadre fasciste lo annulla. Gli industriali si interrogano sulla fiducia accordata al fascismo, i nazionalisti e altri prendono le distanze. Il re tentenna, anche se 3 settimane dopo l'ambasciatore inglese così riferisce al suo governo. Una volta Sua Maestà mi ha detto di non aver mai avuto un primo ministro con il quale egli avesse più piacere di trattare che con il signor Mussolini. E so da fonti private che i recenti avvenimenti non gli hanno fatto mutare opinione. Certamente il delitto Matteotti mette in crisi il fascismo. È vero che dopo il 10 giugno Mussolini è in pericolo, è vero che il fascismo può disgregarsi, ma è proprio in questo momento
che di fronte all'inerzia dell'Aventino, posizione certamente morale molto forte ma politicamente inefficace, il fascismo intransigente, il fascismo totalitario trova spazio per riprendere la sua iniziativa e spingere verso una soluzione autoritaria. Nel frattempo i due magistrati, Tancredi e Del Giudice, approfittano di questo vuoto di potere e vanno avanti con le indagini. Si setaccia la campagna romana alla ricerca del corpo del deputato socialista. Pur sicuri che i mandanti si trovino tra le più alte sfere del partito fascista, si rendono conto del rischio di vedersi sottrarre l'indagine non appena questa viri su personaggi altolocati. Dal rapimento sono passati 2 mesi, ma il cadavere di Matteotti non è ancora stato trovato, nessuna traccia. Per il fascismo, lo abbiamo sentito, sono giorni difficilissimi e quel cadavere, quello che può rappresentare quel cadavere, fa paura. Il 12 agosto la giacca insanguinata del deputato viene rinvenuta in un canale di scolo lungo la via Flamini, all'altezza del 18° chilometro. Il ritrovamento è forse abilmente pilotato. Le perizie successive escludono che la giacca possa essere stata per 2 mesi nel posto del ritrovamento. Stessi sospetti a proposito della scoperta del cadavere, avvenuta il 16 agosto, in una fitta boscaglia a 150 metri di distanza dalla via Flaminia. Il cadavere è trovato in pessime condizioni, in una buca poco profonda, piegato in due e ricoperto da uno strato di foglie e di terriccio. Accanto una lima, che secondo le successive testimonianze sarebbe stato l'unico strumento disponibile per scavare la buca. Il 20 agosto, per volontà del governo, quasi in segreto, le spoglie mortali di Giacomo Matteotti sono trasportate da Monte Rotondo vicino Roma a Fratta Polesine in treno. Ciononostante, lungo quel tragitto, migliaia di persone rendono un ultimo silenzioso e commosso omaggio al deputato socialista. Matteotti è ormai a tutti gli effetti un martire del socialismo e della lotta antifascista. Jacques Matteotti, 20 ans après. Plus le jour s'éloigne où il a été massacré. Et dans les esprits distraits pâlit le souvenir de ce qu'il a été, de ce que son sacrifice a signifié. Dunque Matteotti è diventato un martire del socialismo e della lotta antifascista. Lo dimostrano le manifestazioni che hanno accompagnato il feretro fino a Fratta Polesine e le parole di Filippo Turati. Quella di Turati nel 1931 sono ormai le parole di un esule. Il fascismo è diventato un regime e il cadavere di Matteotti allora non faceva più paura. Ma torniamo allora a quei giorni, i giorni dell'omicidio del leader socialista. Il governo di Mussolini è messo alle corde dalle proteste degli oppositori e dalle confessioni degli assassini di Matteotti. Il 20 ottobre Amerigo Dumini è interrogato in carcere a Regina Coeli. Confessa che la morte di Giacomo Matteotti, già sofferente di tubercolosi, è stata causata da una violenta emotisi, accusata dal deputato socialista durante la colluttazione. Una morte accidentale, dunque, e non causata dal Dumini e dai suoi sgherri. L'ho sentito mentre parlava con alcuni, con qualche amico che gli andava a visitare. La sua squadra doveva prendere il signor Matteotti, interrogarlo, come si usava fare a quei tempi, interrogarlo probabilmente sotto minaccia, qualcosa di simile, e per fargli dire se era lui il responsabile dell'omicidio di alcuni fascisti in Francia, no? A proposito del movente, Dumini ha sempre sostenuto che il rapimento di Matteotti fosse stato deciso all'improvviso per interrogarlo sull'uccisione in Francia del capo della sezione locale del fascio. Omicidio voluto da una fantomatica organizzazione segreta di cui Matteotti sarebbe stato il responsabile. E poi quando sono andato a prenderlo, sembra che ha fatto molta resistenza, mentre lui guidava la macchina, gli altri 5 erano tipi un po' più violenti. Si sono lasciati andare o con i pugni o con qualche cos'altro, perché dicono pure c'è stata una coltellata sotto l'ascella. E in più lui dicono che era tubercoloso e quindi per i pugni avuti può aver avuto uno sbocco di sangue. E quindi è morto in macchina dopo pochi minuti che l'avevano preso e lo stanno portando via. E poi è successo tutto quello che è successo. Una tesi, quella sostenuta dal Dumini, forse credibile sulla dinamica dei fatti, ma sicuramente inattendibile quanto alle motivazioni, al punto che non sarà neanche sostenuta dalla difesa nel processo a Chieti nell'anno successivo.
Il vero movente va ricercato nell'entourage del Presidente del Consiglio, attraverso gli uomini da subito coinvolti nell'affare Matteotti. Sono Cesare Rossi, Marinelli, De Bono, lo stesso Mussolini. Ma la verità è difficile da portare a galla. Secondo me Mussolini è il mandante, per una serie di osservazioni che possiamo fare, per una serie di riflessioni. Intanto la prima deriva dal fatto che lui ha protetto fino all'ultimo, in una maniera anche, se vogliamo, come dire, esasperata proprio, gli esecutori del delitto. Dunque tutto porta a Benito Mussolini come mandante del delitto Matteotti, ma nel 1924 in Italia c'era ancora una figura al di sopra di quella del capo del governo. Era quella di Vittorio Emanuele III, re d'Italia, per grazia di Dio e volontà della nazione. Ovviamente la personalità che maggiormente in questo periodo gioca un ruolo chiave, perché l'intervento del re dopo il delitto Matteotti avrebbe probabilmente mutato la situazione italiana, ma anche in questo caso, senza dare giudizi morali, si può affermare che il re, trincerandosi nella sua ortodossia costituzionale, sostiene di non poter mandare a casa un presidente del Consiglio che gode ancora della fiducia della Camera e del Senato. Il re la sua scelta, in ogni caso, a favore di Mussolini, l'ha già compiuta e nulla può indurlo a cambiare idea. Emblematici in tal senso alcuni episodi. A tre ex ministri, Carlo Sforza, Giovanni Amendola e Ivanhoe Bonomi, che gli portano documenti e prove sulla complicità di Mussolini, Vittorio Emanuele III ribatte: sono curiosi gli italiani, vogliono essere salvati. Un popolo deve salvarsi da sé. Ritengo però che non sia assolutamente possibile immaginare una monarchia e un re che siano oppositori della trasformazione dello Stato. Il re sottoscrive, accetta, acquiescente o compiacente tutte le trasformazioni che distruggono lo Stato liberale e creano il sistema totalitario. Sempre il re, rivolto a Mussolini, che non ha alcuna intenzione di dimettersi come pretendono piazza e oppositori, lo rincuora così: fa benissimo a non tenere conto di quelle stupidaggini. Infine, rivolto ad esponenti dell'associazione combattenti in visita da lui per protestare, cambiando completamente discorso, esclama: mia figlia oggi ha abbattuto due quaglie. Dopo il delitto Matteotti, molti si aspettano che il re intervenga, ma in questo caso si può dire anche che è tutto il complesso delle forze che si oppongono al fascismo, che non sono in grado di trovare una comune soluzione che avrebbe sicuramente impedito al fascismo di rimanere al potere e di trasformare lo Stato liberale in un regime totalitario. A novembre si riapre il Parlamento, dove il governo ottiene maggioranze schiaccianti. Unici a rientrare dall'Aventino sono infatti i comunisti. Il loro rientro nell'aula seguì al rifiuto da parte dell'Aventino di una proposta formale che era stata adesso presentata da Gramsci, quella precisamente che l'Aventino si trasformasse e dichiarasse Parlamento e incominciasse ad agire come il vero Parlamento nei confronti della accozzaglia fascista che continuava a raccogliersi a Montecitorio. L'Aventino non accettò questa proposta, la quale avrebbe certamente aperto una fase di lotte acutissime che probabilmente sarebbero anche sboccate ad un confronto armato. Le mosse fatte in questo periodo non sortiscono alcun effetto, anzi sono solo dannose per l'inchiesta. Va aggiunto però l'incapacità degli avversari del fascismo di capire che il fascismo non era affatto, come loro pensavano, in crisi e in agonia. Basti pensare che nel giugno Anna Kuliscioff, nelle lettere personali a Turati, scrive che il fascismo è ormai un regime in agonia, che nell'agosto del 1924 Gramsci al Comitato Centrale del Partito Comunista dichiara che ormai il fascismo è come un impiccato e la corda la reggono i fiancheggiatori. E ancora nel novembre la Kuliscioff e Turati credono che il fascismo sia ormai un cadavere in putrefazione. Mussolini ha ormai perso la bulia che l'aveva caratterizzato nel secondo semestre del 24. Grazie alla connivenza di Vittorio Emanuele III e alla disgraziata tattica dell'Aventino portata avanti dall'opposizione, ha resistito al momento più difficile. Ora è pronto a rompere gli indugi. Come prima mossa, il 4 dicembre 1924 fa diramare un comunicato nel quale si dichiara personalmente contrario alla ratifica della convenzione con la Sinclair. Nasconde quindi qualsiasi traccia della corruzione presente nel suo operato di governo. Poi promuove segretario del partito il RAS di Cremona Farinacci, che da tempo spinge affinché il fascismo tutto rivendichi la legittimità del delitto Matteotti.
e aspetta un altro errore degli avversari, errore che purtroppo non tarda ad arrivare. Gli oppositori infatti considerano l'operato dei due magistrati, Tancredi e del giudice, troppo attendista. E così Giuseppe Donati, direttore del Popolo, organo del Partito Popolare, promuove una clamorosa iniziativa. All'inizio di dicembre del 1924 presenta una denuncia formale di correità contro il senatore De Bono, all'epoca del rapimento capo addirittura della polizia. È un vero boomerang. De Bono, senatore, secondo le regole dello Statuto Albertino, può essere infatti indagato solo dai suoi pari. L'indagine viene improvvisamente tolta ai due magistrati ordinari e tutti gli incartamenti sottoposti ad una commissione senatoriale. Tutte le carte in mano a Tancredi e del giudice da questo momento non sono più segrete per i vertici del fascismo, che possono preparare delle contromosse. L'indagine del Senato si risolve in un nulla de fatto. De Bono viene assolto per insufficienza delle prove, viene esclusa qualsiasi legame tra il delitto Matteotti e gli squadristi della CECA. Il lavoro della magistratura ordinaria viene di fatto interrotto per più di 6 mesi. Le opposizioni si giocano le ultime carte e Mussolini risponde alla Camera il 3 gennaio 1925. Il 30 dicembre è convocato il Consiglio dei Ministri e nello stesso giorno il Corriere della Sera chiede apertamente le dimissioni di Mussolini, forte del memoriale di Cesare Rossi, che lo accusa esplicitamente. In molte città ci sono manifestazioni di giubilo. Alcuni fascisti si strappano platealmente il simbolo del fascio littorio dalla giacca. La sera un giornale del Sud arriva ad annunciare le dimissioni di Mussolini. Ma il Duce sta solo prendendo tempo. È annunciato un suo discorso importante per il 3 gennaio in Parlamento. Il giorno di San Silvestro a Roma si tiene un'assemblea dei consoli della milizia e da lì esce un ultimatum per il Duce espresso rigorosamente con il voi d'ordinanza. O rompete gli indugi e noi vi siamo accanto, o tutti in prigione, compreso voi, che però ci resterete per sempre. Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e davanti al popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano ad impiccare un uomo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Fui presente e mi risuona ancora nell'orecchio l'accento, il tono con cui Mussolini pronunziò il suo forte discorso del 3 gennaio. Poi rivendica gli sforzi compiuti per la stabilità del paese e dice agli aventiniani: quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzione è la forza. Viene il momento di dire basta. E il governo è abbastanza forte da stroncare la sedizione di questi sovversivi. Entro 48 ore l'intera situazione sarà chiarita su tutta l'area. La grande illusione delle opposizioni fu questa: che avvenuto il delitto Matteotti, Mussolini stesse per cadere. E fu un'illusione in cui fermentarono le aspirazioni e le ambizioni di molti. E tutti furono delusi, perché abbandonare il potere non era non già nella volontà di Mussolini, ma nel senso di responsabilità che egli aveva assunto verso la nazione. Il 3 gennaio viene instaurato il regime fascista. Il 12 gennaio un decreto disciplina severamente l'apertura di ogni circolo e vieta ad ogni dipendente pubblico di far parte di qualsiasi tipo d'associazione. Sarà esteso poi ai magistrati, ai docenti universitari e perfino alle associazioni combattenti, quelle che gli avevano dato non poco appoggio nella fondazione dei fasci, ma che stanno sempre più ostentando una posizione di indipendenza nei suoi confronti. Dai, era una lotta molto difficile in quel momento, come è facile immaginare. Nello stesso giorno sono chiusi 95 circoli, 25 organizzazioni sovversive sospette, 120 gruppi e associazioni anticostituzionali, 150 esercizi pubblici considerati ritrovi, arrestati 111 sovversivi, 655 perquisizioni domiciliari.
Controllate tutte le 611 reti telefoniche, i 4.433 posti pubblici, spulciati uno a uno i 145.797 abbonati. Chi sono, cosa fanno, a quale partito politico appartengono. Il regime può avere inizio. Accendi il motore! Dunque, a sei mesi dal delitto Matteotti, il fascismo diventa una dittatura, Mussolini si assume la responsabilità politica del delitto, non ha più nulla da temere e non teme le indagini, eppure continua a interessarsene, cerca di condizionare l'istruttoria e spinge Farinacci, segretario del Partito Fascista, a prendere la difesa di Dumini e degli altri indagati. Di che cosa ha paura allora il Duce? Del giudizio della storia o teme il fantasma stesso di Matteotti? Nel giugno del 25, conclusi i lavori della commissione senatoriale con l'assoluzione per insufficienza di prove a carico di De Bono, riprende l'attività della magistratura ordinaria. Ma nel frattempo i due magistrati inquirenti, Tancredi e Del Giudice, sono stati trasferiti ad altro incarico, troppo indipendenti per essere ben accetti al regime. Al loro posto vengono nominati i giudici Albertini e Del Vasto. Quest'ultimo è il cognato di Farinacci, ovvero il giudice istruttore a legami di parentela con l'avvocato difensore. Ma non basta. Nel luglio viene promulgato un decreto di amnistia per i cosiddetti reati politici. Sembra fatto apposta per il delitto Matteotti. Tutti i possibili mandanti, Cesare Rossi, Marinelli e lo stesso Filippelli, sono esclusi dal procedimento. Il processo si svolge nel marzo del 26 a Chieti ed è pressoché una farsa. Dumini, Poveromo e Volpi vengono condannati a 5 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione, di cui 4 anni amnistiati. Dopo solo 2 mesi saranno liberi. Malacria e Viola sono invece assolti e scarcerati. Se seguiamo le vicende biografiche poi di questi, le vicende personali di questi uomini, vediamo che tutti quanti finiscono in qualche modo per arricchirsi. Cioè il regime è molto generoso nei loro confronti. Poi ha cominciato a chiedere un sacco di soldi al signor Mussolini per essere ripagato di tutti i suoi trascorsi al servizio del partito. Si tratta di vere e proprie minacce e ricatti, scrive Dumini in una lettera. Io, come ho già detto al nostro amico, sono sicuro di me, ma soltanto di me, e non parlerò. Ma gli altri? Il Volpi? E il Putato? E il Viola? Ma si è capito che stiamo tutti ballando con una mina sotto i piedi? Quando Dumini fa capire di essere stato in grado di mandare all'estero un testamento con la storia del delitto, Dumini dice: io ho ricevuto l'ordine di uccidere Matteotti perché Matteotti si accingeva a parlare alla Camera per denunciare l'accordo petrolifero tra la Sinclair Oil e il governo Mussolini, che chiamava in causa la dirittura morale del fratello di Benito Mussolini, Arnaldo. Quindi Dumini viene mandato in Libia e gli si consente un facile arricchimento. Dumini in Libia diventa un ricco colono che fa affari loschi e nel corso dei quali Balbo, che è governatore della Libia, si lamenta continuamente con Mussolini perché è costretto a sopportare e a chiudere gli occhi di fronte alle manovre, agli affari, agli intrallazzi di questo assassino che ha il via libera a ogni tipo di traffico. Dumini, nel suo testamento pubblicato solo negli anni Ottanta, ammette dunque che Matteotti è stato ucciso perché non rivelasse nel suo discorso alla Camera dell'11 giugno del 24 quello che aveva scoperto, cioè le tracce della corruzione del regime nell'affare Sinclair Oil. Potere e soldi dunque. E proprio il denaro alla fine avvolgerà in questa storia tutto e tutto, compresa la famiglia Matteotti. Siamo stati tenuti per molti anni sotto sorveglianza della polizia, metà ad un'età, io, mio fratello, mia madre, c'erano 4 o 5 macchine a disposizione, ci dovevano seguire dappertutto. Non si capisce perché, dicevano per protezione, ma... All'archivio centrale dello Stato ci sono documenti che attestano il pagamento da parte del regime alla vedova Matteotti, umiliata e tenuta lontana dagli amici del marito. Finanziarla significava anche togliere dalle mani dell'antifascismo
esule in esilio togliere questa bandiera che era rappresentata dalla famiglia Matteotti. C'è anche una relazione del capo della polizia Bocchini a Benito Mussolini che testimonia dell'incontro avuto con la signora Velia Ruffo in Matteotti in occasione di uno dei pagamenti. Bocchini dice con accento sommesso nei riguardi del marito, Velia arriva a chiamarlo vittima di un momento storico, cioè di fronte ai carnefici, di fronte a chi aveva dato ordine di uccidere il marito, la vedova si piega a sfumare le responsabilità di questi personaggi. Questo controllo sulla famiglia andrà avanti per tutto il ventennio. Facevo parte della resistenza nel Veneto. Quando Mussolini seppe che mi avevano preso, dette l'ordine categorico di non cedervi ai tedeschi. Fu Mussolini che dette questo ordine, questo bisogna riconoscerlo. Mussolini continuerà ad essere ossessionato dal suo ex compagno socialista sino alla fine, sino a Piazzale Loreto. Poi, chissà. Piazzale Loreto. L'Italia chiude il capitolo fascista. L'anno dopo la Repubblica Italiana riapre il caso Matteotti a 22 anni dall'omicidio e a 20 anni dal primo processo. La verità sull'omicidio Matteotti viene finalmente completamente a galla. La causa della morte di Giacomo Matteotti, come già sottolineato dall'autopsia, dimenticata nel processo di Chieti, viene attribuita ad una violenta coltellata inflitta nella zona toracica in corrispondenza del cuore. È la vedova di Volpi, morto nel frattempo, a testimoniare che il marito le confessò di avere lui stesso inflitto la coltellata mortale istintivamente per il dolore causato da un calcio che il deputato socialista era riuscito a dargli sui testicoli. Certo, questo tipo di difesa di Matteotti e il fatto che i pantaloni gli erano stati sfilati mentre era ancora vivo fanno ipotizzare che gli aggressori volessero ricostringerlo a subire violenza fisica. Quello stesso oltraggio subito da Matteotti nel 21 a Rovigo e di cui sicuramente i fasci locali si erano vantati. Un tentativo di violenza, una reazione decisa, un fendente vibrato con rabbia. Nella sentenza emessa il 4 aprile del 47, Cesare Rossi è prosciolto per amnistia dall'accusa di aver costituito la CECA e di aver organizzato il sequestro. È assolto per insufficienza di prove dall'accusa di correità nell'omicidio. Dumini, Viola e Poveromo vengono condannati all'ergastolo, pena commutata in 30 anni di reclusione. Nel 1951 la Corte d'Appello condona 11 anni di reclusione a Poveromo e Dumini. Il 22 marzo 1956 Dumini esce dal carcere con la condizionale. Uno studioso francese, in modo un po' paradossale, ha affermato che il delitto Matteotti apre la strada ad Auschwitz. Certo, è un'affermazione molto forte che io non condivido, però non c'è dubbio che il delitto Matteotti simbolicamente apre la strada al totalitarismo in Italia e quindi al totalitarismo in Europa. Perché dico questo? Perché vedere il delitto Matteotti come un incidente, qualcosa di imprevisto, qualcosa che spinge il fascismo verso la dittatura quasi in maniera involontaria, è secondo me un errore storico, un errore di prospettiva che non tiene conto che il fascismo, andando al potere, ha già chiara la volontà di conquistare il monopolio del potere politico, usando non solo la tattica parlamentare, ma la violenza contro gli avversari politici. Nel luogo del rapimento, un monumento e alcune lapidi ricordano oggi il sacrificio di Giacomo Matteotti. Lungo il fiume, dove tutto scorre, e dove sono passate anche le esistenze di molti dei protagonisti di questa storia. Malacria, diventato funzionario del Ministero delle Colonie, è morto nel 1934. Albino Volpi è morto per infarto nel 1939. Marinelli e De Bono, tra i firmatari dell'ordine del giorno del Gran Consiglio il 25 luglio 1943 e condannati al processo di Verona, sono fucilati nel 1944. Poveromo è morto in carcere a Parma nel 1952. Cesare Rossi è morto nel 1967. Nel 1967 è morto infine Amerigo Dumini. Il 9 giugno 2003 il Corriere della Sera ha pubblicato una lettera inedita del deputato socialista rinvenuta dallo storico Stefano Caretti. È la risposta che Matteotti invia a Luigi Lucchini, docente di diritto penale e all'epoca senatore liberale, che gli ha consigliato di abbandonare la politica e tornare agli studi giuridici.
La lettera è datata 10 maggio 1924, dunque un mese prima del suo omicidio. Nel suo cortese rifiuto si legge anche un testamento spirituale di Giacomo Matteotti. Illustre professore, purtroppo non vedo prossimo il tempo nel quale ritornerò tranquillo agli studi abbandonati. Non solo la convinzione, ma il dovere oggi mi comanda di restare al posto più pericoloso per rivendicare quelli che sono, secondo me, i presupposti di qualsiasi civiltà e nazione moderna. Con profonda osservanza, devotissimo Giacomo Matteotti.